La tana del ferito, oh oh oh. Ciao Proterigno. Ciao a tutti ragazzi, questa nuova live intrattenimento quotidiano. Oggi sono qua felice di annunciarvi due ospiti incredibili. Vabbè, c'è anche Jody. No, vabbè. Quadra me, Federico. Quadra me. Vabbè, perché? Grazie Simone, grazie mille. No, vabbè, è per dire. Diamo benvenuto a Martina Smeraldi e Max Felicitas. Un applauso. Mamma mia, che bello avervi qui. Dopo 2 ore per trovare parcheggio. Che bello, lungo. Mamma mia Martina, viene da piangere. Perché? Beh, averla qua è strano. Perché? Vabbè, no. Sei emozionato? No, beh, perché ieri ero seduto lì e schermo. Non so ti come sei mai dire. Segato guardandola? Eh? Ti sei mai segato guardandola? Guardandola nei video o guardandola dal vivo? La prima volta. Comunque quello che ho. No, ma no, nei video. Nei video sì, certo. Certo. Vabbè, non lo nego. Bravo. Vabbè, non è una, cioè, un complimento. Tu? Certo. Sì. Mi offenderei del contrario. Ero anche scopata io. Ah, è vero. Aspetta. Vabbè, effettivamente, perché te, perché ti ho fatto un video porno? Intanto il mio primo video è stato con Max. Sì, ma poi l'avete fatto tipo mi ha battezzata. No, nel privato no, siamo molto professionali. No, sono professionale, Max è professionale. Non so, veramente? Certo. Tipo ogni tanto è che batti, no, cioè non so. Perché. Siamo molto amici, quasi fratello e sorella ormai. Sì. Diciamo sì. Ma tu te lo riscopresti? Non me lo vuole dare. Okay. Vabbè, ci sta. No. No, è bello, è bello, è bello. Esatto. No, siamo amici. Amici. Vogliamo essere professionali anche per il lavoro. Beh, certo. Ma invece da fratello e sorella, quel rapporto in cui ti racconti le scopate. Esatto, esatto. Certo. Mi dai consigli. Certo, cose. Che bello. Comunque sei veramente provocante nel tuo modo di fare. Grazie, amore. Prego, mamma mia, fa male. Jody, tu sei Jody ha preparato delle domande perché è una persona professionale, sì. Tanto la mia che sono ubriaco. No, vabbè, allora, innanzitutto, professionalmente parlando, mi piacerebbe introdurre i personaggi di Max Felicitas, che comunque è molto amico del circo, e ovviamente di Martina Smeraldi, che è la prima volta che entra in questo tipo di situazione. Quindi la prima domanda è, quando sei entrata in questa casa e hai visto lo streamer qua, Simone, Cosa hai pensato? Ah, la faccia di un bravo ragazzo. Davvero? Dunque... Sì. Sono bravo, eh. Mi sembra un bravo ragazzo. Sì, sì, sì. Ha tagliato un po' timido. Un po' timido. No, perché sono comunque... Cioè, sono un ragazzone di provincia. Sono come Rove la provincia, okay. Posso garantire. E quindi, vabbè, sono un po' timidone, però... Okay. Cioè... Vabbè, mi piace i ragazzi timidi. Veramente? Sì. Anche tu sei cutta a volte, te lo posso garantire, cioè da quelle dalle labbra cioè, che sembrano un angelo. Molti porno iniziano così. Sì, vabbè, molti porno iniziano in ogni modo. Anche molte mie seghe. Però vabbè, quello è un altro discorso. Ma, cioè, nel senso, invece cosa ne pensi di Daniele Jody, lui? Daniele? Secondo te qual è la sua identità sessuale? Anche lui ce la faccio da bravissimo ragazzo, dunque... Sono più bravo ragazzo di lui, Però mi sembra meno timido lui. Lui meno timido? Sì, mi sembra un po' meno timido. Dunque, non so, ora parlando ti dirò. Magari alla fine di tutto questo ti posso dire meglio. E Max, ora... invece, scusami, com'è rispetto a noi secondo te? Vabbè, Max lo conosco, capito? Sì, sono timido io. Ma guarda che Max in realtà timidone. È timido, sì, sì, sì. Cioè, nel senso, quando si approccia nel mondo reale timidone. È comunque quella persona umana, un po' impacciata. Vabbè, ci sta, ma è normale. Normale, certo. Tu sei impacciato? Un po' sì, nelle relazioni sì, sono normale. È normale, assolutamente. Sentite bene voi ragazzi, vero? Scusate, un attimo, un momento di tecnicismi. Sì. Ragazzi, scrivete ombrello sì, se sentite dicono bene. Di non cambiatela troppe volte la camera, perché sennò non c'è più un cazzo. Cioè, non mi ricordo, stop zoom, se dovete smettere di cambiare camera. Sì, va bene, scusate. Ma senti un attimo Martina, tu faresti sesso con lui? Me l'ha chiesto lui prima di questa diretta. Fatti vedere un attimo. Quello che sto indicando, allora. Il don me lui. Perché no? Ok. Dai, un bel ragazzo. Mi ha palesemente specificato che ti devo chiedere sta roba così in caso la sera quando arriva a casa si masturba pensando okay, a questa cosa. Ok, ok. Beh, allora sì, certo. Tutto rosso. Tutto è per una buona causa. No, ma allora, il fatto è che ovviamente... ci si trova in situazione un po' di difficoltà con Martina, nel senso che Martina, per chi non lo sapesse, ma penso veramente pochi, è una delle pornoattrici più famose e promettenti
da diversi anni promettente, e mantiene le promesse, l'Italia. Quindi possiamo dire che tra l'altro detiene anche un record, mi pare, no? Per quanto riguarda... Allora, quest'anno sono stata la più vista in Italia, la più vista in Italia, sì. Dopo mia madre. Saluto mia madre. Non so. Vabbè, avanti. E poi è tipo la gola più profonda d'Italia. No, però comunque c'è da dire che tra l'altro oggi mi è capitato su TikTok una clip dove lei ricordava la cosa dei 70 anni. Ah sì, quello è un altro record, certo. Ah, 70 uomini contemporaneamente. Sai qualche record? Beh, in realtà non sono fallimentare in tutto a livello sessuale, non è che sono... No, che cazzo dici? Grande, non ho... Ma tu sei cazzo grande, scusa? No, normale. Quanto? Sarà 20-21, ma normale, ce n'è... Piccolino. Normale. Ora dovrebbe essere... Quando cambi la camera, tra l'altro, c'è un frame, sì. Un frame che è di prima e poi cambiamo subito. Sì. Abbastanza sì. Ridere questa cosa. Ragazzi, okay. Siamo tornati, tutto a posto. Non vi preoccupate, stavamo parlando del fatto che Max si autodefiniva fallimentare a livello sessuale. No, allora, cioè, direi che non ho le caratteristiche del porno attore. Beh, dai, sì, secondo me. No, aspetta, però io sono d'accordo con lui, con il fatto che Max, secondo me, col tempo, adesso non voglio che ci facciamo dei pompini a vicenda, ma Max col tempo... citazione da Pulp Fiction. Nel senso che non è che non voglio fare il leccaculo. Ma lui, secondo me, ha funzionato così tanto perché ha normalizzato l'essere comunque così. Sì, cioè, chiunque può far porno. Esatto. Sì, serve. Cioè, come per dire, mica una merda, fai porno. No, ma chiunque può far porno, nel senso che una volta era una cosa da pochi. Una cosa grande come il braccio. Sì. O se no potevi fare, adesso chiunque può fare il porno, chiaro. Anche se non ha il cazzo. Chiaro. Ma secondo voi, cioè, visto che di solito il 90% delle donne, non so se anche tu, preferiscono il cazzo magari medio, ma tu preferisci il cazzone? Bello. Allora, questa è una leggenda. Diciamo che secondo me voi uomini vi fissate troppo sulla questione dimensioni e poi magari non pensate a cose più importanti. Dunque, tipo saperla. Esatto, cioè, spaccare, ci sono cose più anche solo ci sono cose più importanti, sì, diciamo. Però certo, se mi chiedi se preferisco micropene, no. Che... Beh, scusami, è una patologia. No, però se decide tra un pene di 10 centimetri, un pene di 27. Vabbè, 27 ovviamente. Però aspetta, tra un pene di 15 centimetri e un pene di 25. 25? Veramente? Sì. però poi magari chissà, l'altro è più bravo, magari quello che ce l'ha di 15. Ha sì. Altre qualità. Certo. Chissà, magari cambio idea, non è detto. Parliamo un attimo della vostra prima volta. Ok, si può. Uh-huh. In realtà è stranissimo perché praticamente è successo. Io era un periodo che era. Non è come adesso che è facilissimo girare un video. Cioè, si potrei girare 3 video al giorno. Ah, sì. Tutte le ragazze che mi chiedono, ma perché se c'è il fans e tutte. Vogliono il promo. Bravissimo, sì. Vogliono il promo. Ma ai tempi, quando ho girato il mio video con Martina, era impossibile trovare una ragazza. Veramente? Che volesse fare questo con te? Sì, perché quella volta se tu facevi un porno era, non tanto facessi con me, in generale, cioè uno che iniziava a fare porno era uno scandalo per tutta Italia. Infatti lei quando ha fatto i primi video così è finita da Barbara D'Urso su tutti i giornali, come anch'io quando ho fatto il mio primo, no? Adesso se uno fa un porno non se lo caga neanche il diavolo, cioè è una roba normale. Ma tu dici che è addirittura saturo il mercato, secondo te, di ragazzi? Sì, che ho provato. Sì. Secondo me, sai, non è saturo perché il porno è infinito. Sì, è infinito. E anche chiunque ha qualcuno a cui piace. E il problema è che non esiste più una morale. Quindi sì, perché tipo scagazzate. No, non si sa dove porterà sta cosa, no? Mentre prima il porno è la trasgressione, adesso il porno... Si sta normalizzando. Sì, sta diventando una roba normale. Quindi se tu domani decidi di aprire il tuo OnlyFans e scopare... Non caga nessuno? No, ovvio che ti cagherà perché sei, tra virgolette, seguito, no? Però non è che crei uno scandalo che la gente dice, oh, com'è possibile? Beh, pensi, metto le patatine nel culo come Denise. Beh, quella strategia di marketing può essere discutibile o no, però sì, magari puoi far scandalo se ti... Questo paragone non l'ho capito. No, qualcosa di scandaloso. C'è da dire una cosa: che in generale, anche ad oggi, nonostante il porno sia così tanto normalizzato, non so se crearti un precedente sotto questo punto di vista, a meno che tu non lo voglia fare per la vita. No, ma che può essere quello che dico cosa... io è sempre questo, perché alla fine tutti i ragazzi e le ragazze pensano che sia
un lavoro in cui guadagni tanti soldi subito facilmente. In realtà la media mondiale di guadagno delle creatrici, adesso una volta si chiamavano porno attrici, adesso diventato così, adesso sono content creator tutti. Sì, è vero, tutti, sì, sì. Tutti content sì, creator. Sì, è vero. E, ok, comunque la media del guadagno, se dobbiamo tutti quelli che creano contenuti su OnlyFans, 180 euro al mese. Ah. Ok, la media mondiale. Poi è ovvio, c'è chi guadagna tanto, chi guadagna poco. Quindi in realtà i giornali mettono in testa le persone che si fanno tanti soldi. Poi in realtà non è così. Quindi magari un ragazzo giovane, una ragazza giovane si rovinano la vita, e perché pensano a un guadagno facile, in realtà poi resta il loro video per sempre online. Ma infatti è una sorta di tatuaggio per le persone, cioè sì, è una cosa che una volta che è online nel tuo storico rimane quella cosa. Certo. Come è successo il primo video con Martina? Vai. Io ai tempi non trovavo nessuno, avevo fatto una storia dicendo chi mi vuole scopare, come vestiva? In maniera più velata, più cerco nuove ragazze, nuovi volti da spaccare. A lei una sua amica mi sembra gli aveva mandato su Instagram, perché io ero fissata che volevo già fare la pornatrice, sì. Dicevo sempre alle mie amiche voglio farlo. E le tue amiche cosa dicevano? No, che ci stava, nessuno si è stupito quando ho iniziato a fare porno, perché sempre sex sì, sono sempre stata diciamo così. Ma lei aveva un profilo una porno star dentro, no? Fake. C'era anche questo profilo che va tipo sembra fake. Tre foto di paesaggi e 300 follower. Sì. Io ero anti-social, quindi non mi interessava. Io ho risposto a caso, poi dico, ma scusa, aspetta un attimo, mandami un video saluto che almeno vedo chi sei. Sì, come... certo, e non sei scam. Ecco. Dico, porca troia che sta figa. Certo, una frase che non dice mai. E dico, prendiamo, adesso mi ricordo, dico di venire a Venezia, io vivevo a Udine, prende l'aereo, viene a Venezia, da prenderlo, ai tempi ero spatrinato, avevo tipo una Xara del 2001 che era di mio padre, sì. Sta distrutta. C'è anche mio padre. La porta in un B&B marcissimo. Ma no, scusami, ma io il video vostro che ho visto è quello in macchina. No, però in camera da letto. Il primo in camera. Da letto. C'è su Torrent. Vabbè. Sì. No, ma è bello, quel video lì è molto bello perché lei si vede che viene proprio spaccata. No, nel senso che... Cioè, grazie per il complimento. No, infatti, non lo so, è un complimento a un bro, tra bro ci si spaccano. Non che tu devi essere spaccata per forza, però se... te piace essere spaccata? Sì. Ma diciamo che dopo me diciamo, ho avuto dei Io ho visto quel porno pro player un po' più importante. Ho visto quello del porno, quello con tanti ragazzi insieme, no? Parlavamo è prima. Quello lì di 70, sì. Erano 70? Sì. Ah, mi sembrano meno, no, sono 70? Sono 70. No, però se li divideva con un'altra attrice. Ma c'era di quel porno lì, c'è un certo punto un ragazzo che oggettivamente è veramente brutto, no? Sì. Si vede che tipo lui cerca di piazzartelo in bocca e tu fai cioè io percepito questa cosa, ammetti, poi diciamo dire adesso allora, che è vero, perché... in realtà ti spiego quel video c'era un po' di tutto, perché in realtà era un video per i fans, non era un attore di porno, e allora erano fans, esatto, dunque chiunque poteva andare ovviamente con le proprie analisi tutto quanto e poteva partecipare. Ovviamente io non mi aspettavo che volesse partecipare così tanta gente. Certo. Perché chiaramente, sai, non tutti comunque si vogliono mettere davanti a una camera. Dunque, in realtà è arrivato un sacco di gente e un po' di tutto. Però secondo me è stato comunque un bel video. Bello, ti è piaciuto farlo? Sì, volevo fare questa esperienza comunque di... La rifaresti di nuovo? Seconda volta? Rifarei, però... Sì, ovviamente se la faccio la devo fare in grande stile, dunque devo superare il mio record, fare meno, ovviamente. Però non so se lo rifarei fatto in quel modo, magari organizzato meglio. Cioè, cosa che vorresti cambiare? Che comunque è molto difficile mettere insieme tante persone, soprattutto che non sono mai state davanti a una camera, capito? Era molto difficile quello che comunque erano un po' impacciati, certo, poi capisco che non è una situazione facile, però non è per niente facile. Comunque difficile anche citarsi, c'è anche quella situazione là, nel senso che magari chi di voi ha provato anche qualche esperienza con anche banalmente un amico, una ragazza, capite che è diverso riuscire a essere performanti rispetto all'essere da solo con la ragazza. Certo. Poi c'era qualcuno anche non particolarmente dotato, non particolarmente bello. Sì, due micropenati. Però ti dico la verità, io non sono fissata per scoparmi bellocci sempre, nel senso... Fermo. No. Sì, no, lui lo sa, io mi scopo sempre brutti alla fine. Vabbè, ma la bellezza soggettiva. Te lo giuro, no, sì, però nel senso non sono una fissata solo con il belloccio. No. Possiamo fare sesso io te, quindi?
Ma perché no, se scatta quel, se scatta quel, no, quell'interesse. Ma comunque, tanto in quel porno lì dove ci sono 70 ragazzi, no? Io ho visto a un certo punto che c'era il porno, vabbè, ovviamente tu nel tuo organo genitale prendi tanti peni, no? Vabbè, sì, sì. No? E io apprezzavo quelli tipo che arrivavano alla fine e si cominciavano a leccare la figa bella impregnata di cazzi. Ed era molto bella l'immagine. Cioè, io è una cosa che tipo non farei mai. Tu, Max, lo faresti mai, scusami. Ma guarda, io ho provato a fare le gangbang all'inizio, l'ho fatte anch'io, Cioè, le gangbang, ti dico, è una roba brutta. Io ti dico, no, in vita mia non ho mai scopato con un amico, perché è una roba proprio che, ma almeno io, mi toglie qualsiasi eccitazione. Cioè, devo essere da solo, posso anche tipo con 10 ragazze, sì, però anche se sono un uomo, se vedo un cazzo mi inibisce. Ci sta, perché se vedi tipo tipo siete voi due cosa fai, vai. Adesso, cioè, siete voi due con una ragazza, okay? facciamo finta sì. Sì. Inizi tu e lei ti fa un pompino, ok? Poi c'è lei, se chiudo gli occhi viene... la vedo la scena, ti dico solo questo. Scherzando. Poi viene lei e fa per baciarti in bocca, cosa fai? No, ma non ci cosa faccio? Cioè, no, no, vabbè, no, le tiro un pugno. No, violenza, no, in generale. Dice, momento... che fare, cioè, sta facendo un pompino a lui, si allora, gira, ragazzi, per baciarti. Io posso dirvi, sinceramente, non è per questione, no, non è, cioè, veramente, a un certo punto l'essere schizzinosi. Ma vabbè, zio, finisce. Però scusami. È vero, nel senso, non bisogna essere schizzinosi. Ecco, io mi chiedo anche, adesso. No, beh, però, non io ce la farei. Adesso a me dispiace perché io ho una sorta di figura professionale che dovrebbe dire queste cose. Ma. No, anche quando vedo quei ragazzi, no, io non la bacio la ragazza dopo che... No, ma quello sì, ma è roba mia. Roba mia. Vabbè, ti sbocchina a te, mi viene a limonare, ma ho capito, scusami. Ma non devi... Che sei ancora dell'adulto smegma, no, dai. No, perché ancora non... No, ma... No, allora, dopo che magari ha... To swallow? No. Boia. Però, cioè... Voglio dire, dai, cioè, un attimo una... Ma no, guarda che la bocca sa di cazzo, fidati. Se quello di cazzo esiste, tu lo sai, no? Scusa, non c'è, perché li prendi. Per questo motivo sta per uscire il mio profumo intimo. Veramente? Dopo il rasapalle? Dopo il rasapalle sarà il profumo intimo che spruzzandolo sarà anche commestibile. Quindi, oltre a profumare, tu puoi anche ma succhiare sulla, sale di frutta. Sulla cappa? Sì, perché non ha alcol. Anche sulla vagina? Anche sulla vagina. Bellissimo. Wow. Tu lo userai? Certo, ovvio. Okay. Ah, ma te non puzza, immagino, sarà profumata. No, la mia è già profumata, però... Ok, e anche il culo. No, perché di Max lo usiamo, no? Per fare una pubblicità, okay. Giustamente. Ma... Si aiutano gli amici. Ma senti, Martinona, io volevo chiederti, ma tu mi hai raggiunto l'orgasmo, sì? Ovvio, okay, ovvio, certo. Okay, certo. Ma anche ti è capitato durante i porno di raggiungerlo? Sempre, in realtà l'80% 90 delle volte sempre nei porno. Sempre riesco, no, sempre. Io riesco sempre a venire comunque in un rapporto, ma perché riesco io a muovermi o a contrarmi, insomma, in modo che riesco, cioè, comunque. Ti dai una mano da sola. Riesco bene a controllare il mio corpo, okay. Sì. Ma hai tipo un blocco noto con l'elenco di tutti i minutaggi nei porno dove vieni? Se posso chiederti. No. Ok, no, perché a me è una cosa che mi fa eccitare. Ti chiedo scusa per la domanda. A questo ti vuoi eccitare? Sì, ma tu tipo ti eccita tipo l'anale? Ovvio, l'anale è una delle mie cose preferite. È una delle cose preferite. Cos'è che ti piace dell'essere perforata nel culo? Lo sento più intenso. Sì? Sì. Ok, però cioè, tipo, tu puoi differenziare due tipi di orgasmi, tipo tra l'orgasmo quello del clito e l'orgasmo quello vaginale, non so, io non... Allora, dipende, a volte mi è capitato che fosse uguale la sensazione, a volte differente. Sì, qual è non sempre. Bello? Solitamente preferisco anale perché è più intenso, però non so, dipende dalla volta, ognuno è diverso, okay, no? Ogni orgasmo è diverso dall'altro. Chiaro, cioè, ti prego. Ma a proposito di, vabbè, tu hai fatto il conto di quanti film, o comunque progetti porno hai fatto, no, pubblicati? Oddio, penso 300. Ok. 300? Quindi almeno 300 200, ragazzi? 200, no, 200. Ok, 200. Di questi 200, sì, tu ne sapresti nominare uno che dici, è top, questo è veramente top. A livello proprio di godimento tuo. Sai, godimento tuo. No, uno in assoluto non te lo saprei dire, adesso dire magari un paio. Okay, un paio. Un paio, dai. Oddio. Beh, a parte quelli con Max. Ovvio. Però ti è piaciuto quello con Max, il primo? Di sì. Verità, sincero. No, me l'ha piaciuto molto, me l'ha piaciuto molto. Sì, bella leccata. Ma comunque la prima ma volta. Ma perché ci siamo trovati bene, dai, ci siamo trovati bene. Mi ha fatto sentire a mio agio. Sesso?
Però sai che forse l'ultima volta che ma forse posso dire c'è un primato. E camera, il, e il primato è il fatto che forse è stato il primo a farla squirtare. No, è stato il primo. Allora, cioè, in realtà il mio primo fu il mio primo ragazzo. No, okay. Poi dopo Max io mi ero lasciato con questo ragazzo, non avevo più trovato nessuno con cui riuscivo a squirtare. E poi è stato Max. Vedi? Ma tu non sei fidanzata? No. Ma sei stata fidanzata dopo Max? Cioè, no, lo vedo come lasso temporale. No, nel lasso temporale in cui esiste Martina Smeraldi, pornoattrice, hai avuto delle relazioni? Ho provato, però non vogliono. Tutte finiscono in maniera tragica. Per colpa tua sua, loro. Più del mio lavoro, diciamo, che comunque anche è chi dice anche chi dice in un qualche modo sì, non mi interessa, poi alla fine quando c'è dentro, quando arrivi a casa tutta piena di cose. Ma vabbè, mi lavo, ma poi dico sempre almeno una arriva già la sera spianata, no? Chiaro. Sono già. Chiaro. Ma fastidio se il tuo ragazzo facesse porno? No, assolutamente. Io mi ero frequentata con qualche ragazzo che faceva porno. Sì. Ognuno poi andava a lavorare, insomma. Stava bene così. E adesso io invece ho una questione che spesso viene posta a chi fa questo di lavoro. Per quanto riguarda invece il sesso fatto per voglia e non professionalmente parlando, tu riesci a trovare comunque un tuo luogo sicuro, un luogo dove effettivamente tu ti vivi il sesso in modo differente rispetto a quando sei davanti a una camera? Cioè, nel senso, riesci a vivertelo come mi faccio una bella scopata senza pensieri che sia lavoro? Sì, no, allora, quando me la faccio così, però vedo che gli altri comunque hanno sempre l'aspettativa di me come pornostar, dunque si aspettano sempre a me che faccia qualcosa. Poi in realtà io, come sono nella camera, sono anche nella vita privata, perché non faccio niente che non mi piace nel senso di fronte alla camera. Dunque, quello che farei nella tipo vita la cacca? Privata, quella, no, quelle cose non le faccio, non le faccio. Però comunque tutto quello che vedi farmi nella camera sono cose che faccio anche nella mia vita privata. Dunque, sono abbastanza real su questo. Ma una domanda che volevo fare a Max, ma che è una tema per entrambi, ma soprattutto per Max, perché abbiamo un riferimento abbastanza plateale. Sempre riguardo le relazioni, no? Tu sei fidanzato, no? Sì. La tua fidanzata, diciamo che su TikTok viene sempre detta poverina sta ragazza che fa Max, che viene tutti i giorni abusata di TikTok, no? Volevo chiederti cosa c'è di vero in questa cosa, cioè lei veramente, cioè, qual è, che tipo di relazione avete? Poliamorosa? È una relazione dove tu, diciamo, accetta il tuo lavoro, cioè... è una relazione poliamorosa, sì, sei unico, cioè, sì, che io ho... Tu fai quel cazzo come lei, no? Una truffa per lei, no? Ma in realtà, cioè, è nata così. Allora, magari da fuori può essere vista come una truffa, ok? Però sono sempre stato così ancora prima di conoscerla, e non è una roba che nascondo. Cioè... Ma se lei ti dicesse, guarda, ma se tu le puoi dire, vorrei fare sesso con una ragazza, non è per lavoro? Beh, le dico sempre. Ma anche fuori dal lavoro? Se passa una figa, le dico, guarda che bella figa. Ma perché io sono così. E poi te la scopresti anche? Beh, dipende se ci sta. Se ci sta. No, beh, certo, siccome... ma, cioè, sesso consensuale, ok? No, consensualmente lo faresti? Certo, perché... E lei se ti dicesse, guarda, no, c'è un ragazzo che vorrei scoparmi, posso? Sarebbe single. Ma perché? Aspetta, è tutto un paradosso! È tutto un paradosso, no, sono un pazzo! Aspetta, Max. No, ma è un paradosso se ci fosse un obbligo. Però io sono così. Se stai con me è così. Ma non è uno... Cioè, capito? È a una lei sua dice, scelta, ma, libera. A lei dice, va bene. Quindi il fatto che sei ragazzo ti ha abusato di TikTok. No. Aspetta. Allora, io penso di aver capito. Okay. Cioè, Max, non c'è un obbligo a stare con me. Io sono così. Io ho bisogno di andare con tante ragazze, se no, cioè, e la mia vita è sempre stata così da quando ho 18 diciamo anni. Che nel momento in cui la sua ragazza si è messa con lui, sapeva che doveva accettare questi termini. Okay, se no non stai con Max. D'altro canto, io ho sempre detto che io non riuscirei mai a stare con una ragazza che fa il mio lavoro, o che magari è di mentalità aperta, ma perché non ce la faccio io? Magari potrebbe essere la mia migliore amica, ci rido e scherzo, però da qua a dire che riesco a provare un sentimento non ce la farei, ma... Questo che sono ipocrita, però figlia sono così. Ok, vabbè. Quindi nella... No, ci però sta. Non obbligo nessuno a farlo, capito? No, certo, ci sta. Nel senso che... Però nel momento in cui, no, metti l'universo parallelo in cui tu scopri che una sera, totalmente a caso, in modo disinteressato, lei è... Si è fatta una scopata. Ok? Tu avresti il coraggio di dire, mamma mia, mi hai deluso, ciao. Dopo tutto quello no, che magari... No, non è che direi mi ha deluso. È una roba inconscia in me che non ce la farei più. Ma anch'io penso così. Però mi rendo conto che... Lei è abituata. No, mi rendo conto che
che anche dall'altra parte uno allora si dovrebbe aspettare così da me. Non so cosa. Però dipende, cioè, l'importante è sempre mettere in chiaro le cose prima. Certo, certo. Infatti lei aveva in chiaro che mettendosi con Max Felicitas il suo lavoro è quello, e anche delle sue cose, della sua personalità erano così da prima di lei. Scusami, posso chiederti quante volte litigate per queste cose? Ogni giorno. Lei è comunque gelosa, no, di base? Super gelosa. Okay. No, no. Ok. Ma lei quanti anni ha, posso chiedere? È 2001, quindi... Ah, vabbè, chiaro. Chiaro. 22 anni? Lo stesso l'età. Non sappiamo l'idea. Non lo so, è 2001. 22 anni? Sì, 22 compiti. L'età. Tu di che anno sei? 92, qui ho 31. Tu Martina, 9 anni 99, 23. Anni tu hai 23 anni, hai un anno, 2 anni in più di me. No, uno e mezzo, cioè due. Tu quanti anni hai? 22. 22. Io quanti anni ho? 22 anche tu. 23. 29. Ah. Vabbè, un pregio, no, infatti, è un pregio, infatti, sembri più giovane. Un vecchio. Lui ha 2 anni più di me, ricordo. Sì, lo so, però tu non sembri. Ma senti Martinona, qual è la... orca vacca. No, sono vuoti. Qual è la tua categoria porno preferita? E anche la tua, Max? Allora, a me piacciono molto la categoria MILF, cream pie, mi piace. Ah, certo. Mi piacciono, mi piacciono molto vedere video tipo con tanti uomini, però tipo interracial, mi piacciono i neri, in cui comunque una donna viene sottomessa, mi piace essere sottomessa, mi piace essere dominata nel sesso. Dai neri? Allora, il nero è un gusto, è solo estetico, perché cioè, se mi chiedi com'è occhi azzurri, biondo, nero... Preferisco i neri, sì, sì, mi piacciono. O comunque mi piace il moro, sì. Dunque, sono una cosa visiva quella. Mulatto, però anche. Anche mulatto. È bianco cadaverico come me? No. In realtà mi piace tutto, nel senso, beh, dipende, però. Scarpe diverse come me. Oh, ci sta questo, ci sta, dai, grazie. Mi piace questo, però. Preferisco i neri, fondamentalmente. Ai... Punto totale. Se mi chiedi, neri, sì, certo, se mi chiedi, certo. Più o meno ho una preferenza. Se no, chissà, no, come mai. Più o meno guardo questo. Ok, ok. Sì. E ti guardi i lesbian? Oh, mi annoio. Ti annoio, no? Sì. Sì. Sì, anche io tanto mi addormento. Tutto sborrato, ma mi addormento. Poi... Allora, io sono, diciamo, il mio genere preferito da sempre è il teddy bear. È ah, lo sacchiotto, quello che viene spaccato? No, no, è lo sacchiotto, quello che fa tipo lo spogliarellista, col vestito da sacchiotto, esce nella discoteca dove sono solo donne e glielo mette in bocca tutto. Un po' specifico come genere. Non cioè, io non ho mai visto questo esatto. Video, te lo giuro. Io l'ho visto su Telegram uno simile. Ma no, ma c'è proprio un sito, adesso mi ricordo, c'è proprio un sito che fa questo format, una produzione. Bellissimo. Vende gli spogliarellisti maschi e escono in discoteca, ci sono tipo 50 donne. E fanno il balletto e poi gli mettono il cazzo in bocca. Beh, ovvio. Loro lo sanno. Lo sanno che c'è le riprese. Sì, ma poi vedi, c'è lì, fa il pompino e quella a fianco. Ah, in inglese. Good. Ah no, sì, però io l'ho visto. Perché quella roba l'ho vista senza il costume. Sì, anche senza costume. Cioè, nel senso che questi spogliarellisti a un certo punto si mettono tutte in cerchio e questi qua se lo fanno. Bravissimo. No, non è proprio. Dalle che... amiche, dalle, tipo, è un gruppo di amiche. Conto, un gruppo di 10 amiche che fanno. Che a turno. Sì, no. Sì. E tu ti fai grande, brava, brava, sì. Ma erano, ma sono tranquilli, non è che sono. Sono tipo normali, sì, fanno brava, brava. Dove finire il tipo poi? No, boh, non lo so, non sono arrivato fino a là. Io sì, certo. Si guarda fino l'ultima porno. Che fa. Certo. Comunque, in realtà, se ci pensate, il porno dovrebbe essere la roba più vicina alla. A TikTok, a livello di tipo uno guarda un porno per di solito tipo un minuto o due, sì, no? Sì, e porno sì, dura vero. 10 minuti. Quindi il fatto che dovrebbe esistere un TikTok dei porno. Qual è il tuo genere preferito? Ma esiste, eh? Esiste? Il mio genere preferito? Mm-hmm. Ma ne ho tanti. Ci deve essere vecchie, nonne. Ok. Poi mi piacciono tipo le donne quelle con i capelli tipo su punta gelati. Perché? Non lo so, perché mi eccita un sacco. Ok. Tipo, presente, non so, Goku. Ok. Mi eccita, non so perché. Vuoi sapersi? Sì. Poi, vabbè, ovviamente i piedi mi piacciono un sacco. Ranch. Ok. Okay. Mi vergogno. No, vergogno. No, vabbè, vabbè. E poi mi piace quando vengono tagliate parti del corpo umane. No, questo non si può dire. Non so se... No, vabbè,
nel sesso, nel sesso. Ma poi vengono riattaccate un po' di colla. Ok, ok. Però mi piace un po' questo mondo. E tu invece? Allora, io rispondo seriamente. Negli anni, negli anni all'inizio ero... Cioè, io ho iniziato a scoprire la mia sessualità, adesso dirò una cosa un po' da sfigato, ma con gli hentai. Ok, okay. E poi però quando sono passato al mondo reale, una cosa che sempre mi ha stimolato è stata una posizione determinata, solo una. Schippavo sempre in quella posizione e poi bastava quella. Cioè, non so come si chiama nel gergo, ma parla col pupazzo. Praticamente l'uomo sdraiato così, col pisello così, con la testa. Reverse cowgirl, no? Esatto, reverse, wow. Sì, sì. Esatto. Quella roba là, basta. E l'hai mai fatta poi nella vita reale? Sì, vabbè, certo. Veramente? Sì. Con chi? Beh, con più di una, speriamo, sì, no? Vabbè. Sì. Sì. Vabbè, in generale è una cosa che faccio. Ah, ok. Tu qual è la tua posizione preferita, Mart? In realtà è strano, però missionaria. Missionaria? È classica. L'uomo sopra? Sì. Okay, non c'è. Ma perché mi piace che... ci possiamo baciare, guardare negli occhi. Bello, molto romantico. Quello sì, mi piace, sì. Che ti vedo il tuo viso. Se no mi piace a cucchiaio. Ah, certo, da dietro. E tipo sdraiati così, sì, di lato, sì. Non fanno perché. No, ma comunque una roba che ho scoperto recentemente bellissima è missionaria, però con le gambe di lei che ti prendono tipo così. Ah, sì, sì, è leg close up. Certo, conosco bene. È anche una categoria di trot. Cioè, che praticamente lei si chiude così, capito? Me, e ti tiene tipo una morsa. Sì, 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 una morsa. Leg close up. Tu? Vabbè. Poi mi hai fatto il leg close up. Se a me piace, c'è una posizione preferita. Missionaria. Missionario? Classica, ah, sì. Anche tu, amore. Chissà che si fa dopo. No. Non ci fai sesso uno col... Vabbè, perché sono, a parte che sono due professionisti. Bellissimo. E più. Vabbè, il vostro lavoro è fare sesso. Ci sono due professionisti che lavorano. E quando lavori non ci devono essere distrazioni. Vabbè, ma voi pensate che vi potreste mai innamorare tra voi, no? No. Allora, perché non lo potete scopare? No, perché io sono esattamente il diavolo, dunque quella che non piace a Max. No. Perché lui dice che vuole la ragazza che non scopa con gli altri, dunque come facciamo con questa questione? Quindi a te non ti eccita questa roba di lei? No, ma cosa c'entra? No, vabbè, stiamo facendo un discorso. C'è una... siamo colleghi e tra colleghi si evitano di farci cose, perché sennò poi possono esserci delle incomprensioni. Secondo me. Certo. Cioè, beh, ci sono io in casa, come Martina. Ok. Pongo sempre. Grazie. Oh, prego. Non sono grazie. È quasi un peccato, Cristo Dio. Ma senti un attimo, Martina. Tu prima mi hai parlato del... Anzi, tu quanto prendi a porno? Posso chiederti? Allora, in realtà dipende da quello che uno fa, poi dipende perché nel tempo è cambiato. Ma che ti chieda io, ti dico, guarda, ti voglio far fare un porno con un mio amico, registrare, quanto ti devo dare? Ti direi già di no, perché uno, perché il tuo amico probabilmente non sarebbe un attore porno, no? No, è un... Era Jody, signore. No, lui. Allora, in realtà comunque, per un'attrice... famosa, diciamo, può andare qua in Europa dai 1000, 2000, massimo a scena, però... Ti spaga a scena, giusto? Sì, a scena. Scena vuol dire scena. Tipo finisce pompino, basta, finisce. Però... paga di più per continuare? No. Però... no, non chiedo io. No, perché c'è il film, la scena, però nessuno fa più film veri e propri, dunque viene pagato a scena. A scena tipo 20 minuti, 30? Sì, in realtà, vabbè, di video poi magari 20 minuti, però in realtà magari dura molto di più. Mi è tagliato. Sì, sì. Però comunque dipende, ognuno ha il suo cachet, ognuno può decidere, poi dipende cosa sta fare, se fai anale, quanti uomini, quante donne. Anale ovviamente è pagato di più, certo. Tu hai anche OF? Sì. Adesso... sono triste di averlo. No, allora adesso ho avuto un problema recentemente col mio... tornata? Sì. Sta succedendo, Sì, dunque... ora mi sono fatto in public? No, in realtà... Non sappiamo ancora cosa è successo. Sto aspettando le risposte, però intanto mi sposterò comunque su un'altra piattaforma. Sì. Dunque, certo. Ora questa settimana uscirò con qualcosa di nuovo. Certo.
Ma e tu Max invece quanto prendi a cena? O quanto paghi? Chiedo al mio commercialista, non lo so. Commercialista? No, io non prendo a cena perché è una produzione mia, quindi... Sì, infatti Max ho gli abbonamenti. Sì, Max è il più furbo di tutti, si è fatto il suo F, ma tu sei un bastardo tra l'altro. Io non trovo niente di suo liccato. No, cioè diciamo anche sulla pirateria. Sulla prima, guarda, però, ci lavoro bene, anche se non è facile, si trova qualcosa. Se non sì, si trova qualcosa, si trova poco. Si trova poco. Certo. Cioè io adesso ti posso dire, sai perché secondo me la cosa di Max funziona? Perché lui punta tanto sulla sorta di amatoriale e soprattutto su ragazze nuove, mai viste, italiane. E l'italiano funziona tantissimo, cioè il fatto che tu le conosci, ci parli e tu vuoi sapere questa qua con che hai sentito parlare. Come lo succhia, come lo prende. Sì, è questa la cosa, sì. Certo, no però c'è tu lo conosci Max Felicità Sact.exe. Certo, sei tutto Ma che cazzo dici? Tutto. Manca niente, tutto, anche la roba in più alta, tutto. Max Felicitas hack. Punto it. No, punto xyz. XYZ. No, sto scherzando. No, vedi, già era là che chiamava. No, tutta no, stavo guardando come per dire. Non dirlo, Non dirlo che se lo vanno tutti lì. Non esiste. Comprate il dominio perché da oggi sarà un valore incredibile. Valore incredibile. Ma pensa che io non ho neanche il dominio maxfelicitas.com che l'ha comprato qualcun altro, non è mio. E tu cosa che hai, Max? Maxfelicitasvideo.com. Però non mi ha mai creato problemi, cioè nel senso comunque... Vabbè, funziona comunque, no? Sì, assolutamente. Che macchina hai tu? Allora, l'ho cambiata poco, adesso ho due macchine, ho una Fiat Panda e ho una Porsche Cayman. Ah, proprio da così a così? Ma sarebbe già per Milano, la Panda, soprattutto senza di andare dall'avvocato a fare... lavoro dove non c'è figa. Sì. Uso la Panda. Chiaro. Se invece di rimorchiare una figa, secondo te avere una macchina bella fa rimorchiare di più? Queste secondo me sono domande scontate, come chiedere, se tra un ragazzo, tra due ragazzi uguali, se uno ha tantissimi soldi e uno ne ha zero, chi è che ha più successo con le donne? Tra due ragazzi non uguali, cioè uno è più figo, l'altro è meno figo, però c'ha il Porsche. A Milano quello col Porsche. Tu dove andresti, Martina? No, io sono un caso a parte, Max lo sa. Ma io devo sempre. La Martina guadagna bene. Ah, veramente? Guarda, se vuoi vedere la mia camera da letto, c'è una foto. Te lo giuro. No, ma perché in realtà non. Questa, esatto, guadagno i miei soldi, dunque. Tu comunque poi scopo con chi voglio. Le ragazze guardano più chi ha soldi o chi non ne ha. Sì, ovvio, chi ha soldi. Questa è una roba pessima. Beh, tu però guarda chi non ha soldi. Ma perché lei? Ma no, sì, nel senso non è che ora cerco per forza, però non sono alla ricerca di quello che mi mantiene, esatto, detto che dunque sono libera di andare poi con chi voglio, però ovvio, magari qualcuno che ha un lavoro almeno, insomma, che vuole fare qualcosa nella vita, lo voglio, chiaro. Adesso. Io? Sincero. Io prima. Ma pianta. Sì. No, prima rimorchiavo molto di più. I miei amici ne sono. Ah, Lettone sei. Sì. Prima certo. Rimorchiavo molto di più. E adesso perché? Su Roblox. Adesso no. Adesso non rimorchio più perché. No, ma perché io sto andando via la casa perché purtroppo vivo sotto un ponte. No, adesso. Proprio così. Simone, o vai in live. Cioè, se vai in live da Simone sai che devi per forza. Farci sesso. No, scherzo. Tranne quelle che lo fanno per professione. Però tutte le ragazze che sono state in live da Simone poi hanno fatto sesso con lui. Sì, tutte. Una volta ho fatto una live con mia nonna, mia madre, tutte scopate. Tranne una che poi è diventata la mia ragazza, infatti. Esatto. Ma non anche lei per quella. Scherzo. Ma di pace. Vabbè, ma cioè, nel senso che sai qual è la realtà? Che noi tre, se non fossimo conosciuti o non avessimo soldi, scoperemmo diviso 100 o comunque avremmo io sono realista noi tre se non fossimo conosciuti o comunque insomma guadagnassimo discretamente non saremmo noi, è questa la certo verità. Certo, ma così uguali a noi solo diciamo fame e soldi e noi non scoperemmo. Se lei non avessi soldi, okay, scoperebbe comunque. Ok, com'è. È quello. Vabbè, ma questo è in generale uomini, donne. È vero. Sì. Qui non c'è ancora la parità dei sessi, torna. No, non c'è, Max, ma questa è una cosa che ormai si sa, cioè nel senso la parità dei sessi è un po' un'utopia. Certo. Che poi si voglia ovviamente, a livello di diritti è normale che tutti debbano avere gli stessi diritti, ma non si può dire, come quando si parla di amicizia tra uomo e donna,
una ragazza, se tu non ti vuoi, adesso sto per dire una roba sbagliata, ma uno, un uomo può essere amico di una ragazza solo se questa ragazza è figa. No, è, no, non è un cesso. No, un cesso non si dice delle donne, perché le donne sono tutte belle al loro modo. Mamma mia. Però è venuto già anche il quadro. È venuto pure il quadro, giù dalla sparato. Però effettivamente un uomo riesce a essere amico di una donna solo se lui non è sessualmente attratto da questa donna. Ma che poi secondo me l'amicizia non è che esclude il sesso. Ah beh, qua si apre un altro, beh, cioè, argomento. Però poi non è più amicizia. Ma non è detto. Si chiama in un altro modo. Scopo amicizia. Beh, però si rompe un qualcosa, secondo me, di puro. Ah, che... Cioè, oggettivamente, se Simone... Simone, se tu tutte le tue amiche ogni tanto ci scopassi... Non sarebbe più amiche. Sarebbe un problema. Cioè, certo. Perché comunque sì, poi entrano in certi meccanismi. Sì, tu hai mai avuto una scopo amicizia prima di fare il tuo lavoro? No, scopo amicizia no. No, ora ce l'hai una? No. No. Se la ride, se no, la no, ride. Non con me, non con me. Ok. No, nel senso, non durature, sì che provo, però poi durature no, perché poi come hai detto tu è difficile. Poi uno diventa geloso dell'altro, comunque è un po' come in subentrano, sì, altri meccanismi. Ma ricordi l'ultima volta che hai fatto sesso? Domenica. Per lavoro o per... No, è tutta privata. Con chi? Si posso... Cioè, no, vabbè, adesso, no, devi sapere troppe ricordi. Ma magari un vip. Devo solo sapere un vip. Devo sapere troppe. Aia. Un vip? È un politico? Un politico? Berlusconi. Sergio Mattarella. Berlusconi, ecco perché si è ripreso. No. Porca vacca. Furbo, il cavaliere, se puoi cavaliere. È un po' caldo? Caldo. Veramente? No, non è no, non puoi toglierla. Sai, non si può stare reggiseno su Twitch. Sì. Può stare reggiseno su Twitch? No. No, a meno che non metti una piscina qua, no. Da caldo. Lo so. Vabbè, però non vorrà mai farlo. Poi non si può. No, ragazzi, aspetta. Cyber Dennis può farlo? Ma no, magari non vuole, tu ti toglieresti le cose, rimarresti. No. Vabbè, non che ora cambi molto, nel senso come sto, non penso che cambierebbe tanto. Ma no, situazione. Sì. Oh, ragazzi, sono cyber, può. Vai, cyber, tu hai in mano la... Non c'è in chat? Ma penso di sì, ma no, live no. Così importante. Cosa mi devi scherzare? Non si può, ha scritto. Non si può. Peccato. Non si prende responsabilità più che altro, Dennis, esatto. Perché sai che se dicesse sì, poi tu l'hai detto tu, pezzo esatto. Di merda, ho alzato il ban per un mese, esatto. Posso lavorare, così. Ma Martina, Smeraldi, non è un nome d'arte, vero? Sì. Il mio vero nome è Alessandra. Tu lo sai che anche lui non si chiama Max. No, ok, lui non si chiama. No, lui si chiama Massimo. Edoardo. Non si chiama Massimo Felicità. Edoardo. Massimo Felicità. Ma quello del mio profilo lo metto in link. Beh, sarebbe stato bellissimo se si chiama Massimo Felicità. Cioè, tu come ti chiami? Alessandra. Non è vero? Sì, sì. Ma è vero, Marco? Sì, Edoardo a questo punto. Ma sono disperato. Ma Jody, tu ti chiami Jody? No, io mi chiamo Federico. Veramente? No, mi chiamo Jody. Sì, io mi chiamo Grimbaud, pensate che stronzo. Green di nome è Baud di cognome. Di cognome Baud. Vabbè, Baudo. Baudo. Grimbaud. Beh, Grimbaud è... Ah sì, come Pippo Baudo. Esatto. Ma tu ti chiami Alessandro di cognome Smeraldi? No. Sau. Perché è sardo. Come? Sardo è un cognome sardo. Ah certo, Marco Sau, sì. Cacciatore del Cagliari. Sì. È un tuo parente? No. Mamma Sau mia, penso sia abbastanza idola, comune come cognome però, Sardegna. Sì, è molto comune. Ah sì? No, io sono Marco Sau, mi sono guardato i suoi video su YouTube, fai le azioni. Tu guardi tanti video di Sau. Sì, in generale. Beh, sì, a sto punto posso dire tantissimi video di Sau. Ma senti un attimo. E l'ultima volta che hai girato un contenuto pornografico invece quando è stato? In realtà penso un mesetto fa. Sei in vacanza un po', Sì, sì, dai, diciamo che ora sto facendo altre cose. Ma hai mai fatto un pompino senza tetto? No. Il mio primo porno che ho visto nella mia vita iniziava così. Cioè? C'era uno con un barbone che aveva preso in ostaggio. Un barbone che ha preso in ostaggio una ragazza. E mi ricordo che ero tipo... Che quella... Io ho 31 anni, quindi devi metterti quando ero al liceo, quindi
figa, ormai sono guardati 16 anni fa, erano i primi porno che non ti trovavi su internet ma giravano. Sì, che te li passavi col Bluetooth. Là, sì, e c'era ricordo. Sto porno marcissimo con questo barbone truccato malissimo da barbone. Si vedeva malissimo tra l'altro anche poi in 3GP. E mi ricordo questa frase che diceva un soldino per un pompino con una cesta della carità. E gliel'ha fatto poi, sì. E mi ricordo che però era così strano vedere la prima volta un cazzo, l'unico cazzo che vedi, poi alla fine non ho mai neanche fatto calcio, sai che magari si fa il calcio, quei sport così, e sì, vedi sì, i cazzi degli amici. Io l'unico cazzo che ho visto era quello di mio padre e di mio fratello. Quindi vedo un cazzo duro di un altro per la prima volta, e mi ricordo che ero con questi miei amici scioccato così a vedere sto video... Che ho ancora in mente, figa. Una merda. Ma tu, Max... Una merda! Ma tu, Max, faresti mai un video dove fai un pompino? E, mai dire mai nella vita. Al momento, ti dico la verità, non... No. Non è tra i tuoi interessi. Anche perché tu sei eterosessuale. Io sono eterosessuale. Se ti dessero un milione di euro? Se ti dessero un milione di euro lo faresti anche tu. No. No, più tanto... No, aspetta, no. Allora, no. Un video da pubblicare per un milione di euro... Vabbè, io lo farei. Però tu lo fai, tu fai già il porno attore. Tu? No, devo fare un pompino maschio. Sì. No. Ma 10 non milioni. Lo farei neanche senza il video. 10 milioni. No. 100. No, 100, no, 100, no, 100 no, dai. No, ma dai, ma poi sono soldi... Cioè... No, però è vero, allora c'è da dire una cosa. Come abbiamo detto prima, una volta che fai una... C'è un episodio di Black Mirror che parla di questa cosa qua. Cioè tu per 100 milioni lo faresti? Però poi ho 100 milioni e la vita dove io rimango quello. Ma che con ho fatto... 100 milioni fai quello che vuoi. Ho capito. Ma sei infelice col tuo cazzo succhiato nella tua villa di Roma. Ma ci sono cose più gravi. Mi succhiare un cazzo. Sì, no, no. Faccio questa faccia c'è una cosa, c'è una cosa. Cioè, tipo adesso. Secondo me nella vita di tutti i giorni non è ancora parità di sessi anche questo. Il fatto che e è moralmente accettato vedere due ragazze che limonano sì, anche sì, in sì. discoteca questo dico. Sì. Però se lo facessero due ragazzi mentre se due ragazze limonano tutti si piace sia alle donne che agli uomini non disturba nessuno, ok, cioè non c'è nessuno che fa no, la certo. schifata. Se limonano due uomini invece sarebbe sia i maschi che le femmine un po' indignate schifati, questo non ho mai capito perché no beh ma allora, è secondo... semplice però sì. è così no sì che purtroppo si è instaurato nella cultura generale il fatto che l'uomo è il macho che cioè nel senso le ragazze quasi quando limonano e questo sto vedendo una roba brutta ma è come se fosse una cosa che di base addirittura eccita l'uomo, capito? Che è vero. Che è vero, cioè, è molto vero. Però che addirittura due donne non lo facciano per loro stesse, ma perché sanno di poter essere guardate. Sì, se sì, soprattutto se sono sì. etero, sì, sì. lo fanno perché almeno fanno una scena, bravo, capito? Sì, che sì, può sì, essere sì. ancora più attraente per un uomo. Certo. Però ecco, sì, è una cosa della società. Ma a te Martina piace più fare un insomma quella cosa dove prendi proprio il cazzo in bocca, lo succhi? Oppure leccare una figa rasata bella proprio lucida. Allora non posso dire mi piace più la donna o l'uomo, dipende dalla donna, dipende dall'uomo. Chiaro. Però in media ovviamente preferisco l'uomo, la donna è più impegnativa. Cioè, è più impegnativa la donna? Per me sì, per me sì. Ormai? Perché le donne sono più difficili per farle venire, chi ha creato l'idea, chi viene con la penetrazione, chi ha no, eh sì, e dunque l'uomo invece è bene o male, già, cosa esatto, poi secondo me è un po' più semplice. La sfiga nostra è che non possiamo far finta di venire, esatto, è vero, esatto, ci sono varie. Beh, tu fai finta di venire, no? No, non ho quel problema, ma mi sarà capitato, se però... Nel porno vieni, tu sei venuto davvero? Sì, 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 la maggior parte, il 90% sì. La vita privata sarà capitata di fingere. Sì, sì, anche la vita domenica privata. Domenica hai finto? No. Ha risposto subito il direttore. Foto della prestazione sessuale. Ma poi magari il tipo lo vede, no, capisci? Cioè si manca la... esatto. Ok, beh, questa è la cosa allora. No, vabbè, ma 10 mi piace. Ah, addirittura? Porca miseria. Ma non è la prima volta? No. No, un cazzo certificato. Ne ho alcuni che so già che vado a colpo sicuro, no? Ah, ma ma senti un attimo, Martinona. Tu adesso dov'è che vivi? Sto vivendo a Milano, però adesso
Sto tornando in Sardegna per l'estate, torno a settembre. Sì, dove? Sì. Che zona? Che io sono? A Cagliari, io sono di Cagliari. Ah, certo. Anche torno un po'. Cagliari, quest'anno forse è in Serie A. Calcio, non seguo. Non so, non seguo, ma. Mi sa, non sta andando molto bene. Infatti, mi seguo in Serie C. però vabbè, comunque, Cagliari, io sono stato a Puzzuidu, che è una spiaggia vicino, non so se mi è stata. Siamo sicuri che a Cagliari? No, è in Sardegna. Ah, ok. Non conosci la Sardegna tutta? No, tutta, tutta no. Troppe spiagge. Sì, ce ne sono effettivamente tante. Io c'ho un... Sì. Ah, ma è anche una caramellina? Sì, sì, certo. Ma guarda cosa ho. No, guarda, guarda, guarda. C'è anche il lupo Alberto. Buono questo. Sono le mie preferite. No, veramente? Le tue preferite? Tra le mie preferite. Ok. Sì. Prendi, prendi tu la scatola, prendi tu la scatola. Grazie. Mi viziate così. Le tue preferite? Sì. No. Grazie. Quindi, le vuoi? Davvero, sì, sta. Se vuoi, davvero. Grazie. Oh, ce ne... Ora c'è il mio malocco qua. C'è uno sulla tetta. Grazie. Porca vacca, era, era proprio qua. Mangiale pure. Possiamo guardarti mentre le mangi? Scherzo. Vabbè. Ma senti un attimo, Max, posso chiederti quante volte al giorno ti viene un'erezione? Sei interessato all'argomento? Sì, infatti. Perché tu hai detto di... Beh, a me spesso mi eccito spesso. Guarda, io secondo me passo almeno 3-4 ore al giorno a masturbarmi ogni giorno. Non è vero, Max, non dai, non è vero. Quanto dormi tu a notte? Come? Quante ore dormi? 6 ore. 5-6 okay. ore. Ok. Cioè, quindi tu mi stai dicendo che 6 ore dormi, 4 ore ti seghi, sì. E le restanti 14 ore vivi. Ma sono serio di questo, magari è un problema il fatto anche che anche per il mio lavoro, io quando apro il computer sempre col cazzo in mano, cioè, mi aiuta anche a pensare così. Non è che io so pensare, no, c'è gente che ascolta la musica, lui... 4 ore non vuol dire che sboro, cioè è una sega lunga, cioè non è che cioè, sto per venire, mi blocco, mangio, faccio le mie ma cose. Ma è frustrante, poi... ecco, per quante esempio... Quante volte stai con la tua ragazza a far sesso, non so? E, ecco la mia ragazza, se ti parlo della masturbazione, ho capito, ma se 4 ore ti shaky, 4 ore la scopi, mica la giornata è solo particolare. 4 ore la scopo, sarei un toro da monta, no? Beh, magari tra 1, 2, 3, non so. Ah, no, guarda, a me nella vita privata 10-15 minuti è giusto, dopodiché mi annoia. Vero, Anche perché se l'importante è sborrare. No, bollare! Bollare! Stazione dei show. Vabbè, comunque. Sai quanto è importante la... Una mezz'oretta, dai. 40. Allora, dipende anche dalla performance. Se sono 15 minuti intensi, magari un'ora, poi moscia. Però in media mezz'ora, dai, almeno. Quanto è che durava il porno con 70 ragazzi? 2 giorni. Cioè, allora, aspetta, 2 giorni di riprese in cui ovviamente abbiamo fatto la pausa, abbiamo dormito, abbiamo staccato e poi il giorno dopo, la mattina ci siamo svegliati e abbiamo ripreso. Ma era nell'Academy? No, non era un'Academy. Ma sei venuta in quel video? Sì, però con qualcuno, c'avevo quei 3-4 che... Ti piacevano? Sì, che mi piacevano, cioè, visto che avevano delle qualità in più degli altri, dunque mi prendevo, vieni qua. C'era qualcuno che ti faceva schifo? Sì. Allora, magari fisicamente non mi piaceva, cioè ti dico, lo vedevo e dicevo, cazzo, non è figo. Poi alcuni sì, sono impacciati, dunque non erano il massimo. Chiaro. Chiaro, no, ma ci sta. Tu Max faresti mai sesso con una ragazza che non ti piace minimamente? Allora guarda, io ho delle cose che in realtà io ti giuro riesco a citarmi con qualsiasi tipo di ragazza, perché io ho pagato anche per scopare delle cose, pagato delle cose? No, delle... Cioè... No. No, nel senso delle situazioni, cioè... Poi in periodo, diciamo...
carestia? No, in periodo pandemico. Cioè, periodo subito dopo la pandemia, quel periodo in cui si poteva iniziare a uscire. Ok. Periodo subito... dei congiunti? No. Adesso mi ricordo, però vabbè, quando era libera, appena era iniziato sì. a essere che potevi andare anche nel comune vicino, sì. io avevo contattato su un sito marcissimo, che non era un sito di escort, ma era un sito proprio scambisti quasi. No, no, era tipo di donne e ragazzi che vogliono fare le escort senza dirlo, ok? E c'erano un sacco si di... Si chiama così il sito, donne che vogliono fare le escort senza dirlo.it. Ma ci sono dei siti dove le ragazze scrivono come hostess... Ma in realtà, okay. E tra i vari annunci di ragazze bellissime della Milano Bene, eccetera, c'era l'annuncio di una vecchia di tipo 70 anni. E all'inizio a me incuriosiva, ma non mi faceva sesso, ti giuro, mi faceva. Era quella sensazione tipo che scopi la nonna, cioè una roba brutta. Scopi la nonna? Una roba molto brutta. Però l'hai scopato? Okay. No, cosa volevo dire, nella mia testa dicevo. Voglio andare oltre, quindi mi scambio il numero con questa e gli chiedo foto integrative. Perché sui siti qua, sui siti sono abbastanza patinati, cioè nel senso non ci sono foto tipo i siti da escort che magari mezze nude, no. Erano foto abbastanza coperte, normali, sì. no? Tipo Facebook, Instagram. Sì. Qui chiedo dei contenuti per testare il prodotto. Certo. E mi manda un video mio da bestemmiare. Dove mette praticamente il telefono appoggiato alla tazza nel tavolo di una casa di una nonna, si mette in mutande, ok, ma non con le mutande, ma in topless secret. Sì, e fa una cosa così, fa un giro così, però senza emozione, cioè senza, non tipo così. Come fosse uno su The Sims? Sì, ma è tutto questo, non è che il fisico era da modella. Era un fisico decadente di una persona di 70 anni che si teneva anche poco. Però, una che non si guarda. A quel punto lì dico, figa, lo devo fare. Ok, certo. Cioè volevo vedere il mio limite, quindi prendo la macchina, vado in questa casa, sembrava veramente entrare dalla nonna, apro e c'è queste, prende quelle calze contenitive e le pantofole. Oh, e lì mi dice, vado un attimo in bagno. Sai, di solito... quando vai la maggior, cioè quelle almeno un minimo decenti dicono va un attimo in bagno che si puliscono e poi va un attimo in bagno. In quel momento lì ero seduto in questa cucina da dicevo, vecchia, e mi dicevo porco Dio cosa sto facendo. No, certo. Poi esco, ok, e cioè quando la vedi, cioè un conto è vederla in video, un conto è poi vederti una signora di 70 anni con i capelli bianchi. Cioè non tutti cioè capito? Certo, oddio. Un po' brizzolata. Sì, che ti sta per prendere in bocca il cazzo. Quello è pesante come... E poi? E gliel'ho messo, figa, ero lì. Già che ero lì. E come è stata? Non sono riuscito a venire, sono sincero. Allora, mi ha fatto un bambino, l'ho scopata. Poi però mentre la scopavo, qual è il mio problema? Che la testa mi diceva, ma che cazzo stai facendo? E quindi non riuscivo a eccitarmi. Riuscivo a tenere, ma non riuscivo a venire perché appena c'era proprio una appena roba... capivi, ma tu non potevi chiudere gli occhi e pensare che fosse Martina sì. Smeraldi. No bro, perché la tipa anche parlava. Ah, no, cioè, e cosa parli? Diceva? Come è andata a scuola? No, diceva vuoi mangiare? Dice, hai mangiato? No, ti piace? Ti piace come lo succhio? Fammi godere, sono la tua troia. Cioè, è una roba. Era no. Pensa che c'è un nostro amico che veramente una volta era andato a escort e a un certo punto ha chiesto alla sua escort se le piaceva. Se... No, non io. No, 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 però una persona vicino a noi e che è una cosa che fa ridere. Cioè, questo è un piccolo inside joke. Non era un escort, cioè non parlo per me. Era un massaggio cinese. Era un massaggio, vabbè. Massaggio cinese, quando sapete camminare i massaggi cinesi sono tutto l'altro. Lo saprei. Ma io vado spesso. Finisce sempre con una pompa, vero? Il finale è sempre quello. Sì. Tu mi hai fatto un massaggio. Mica, hai detto quando stai mangiando le caramelle? Mi piace. Ma secondo me cioè, dovrebbe essere moralmente tollerato dalla società il pompino, perché, scusa, no, quello che dico sempre io, anche alla mia fidanzata, ma in generale a chiunque, è, cosa cambia tra massaggiare la schiena o un cazzo? Nulla. No, cosa cambia?
Cioè, perché la schiena va bene e il cazzo no? Tu, Martina, cosa ne pensi? C'ha ragione. Ha un senso. Ma dico in generale sto discorso. Quindi ci dovrebbe essere una roba che tipo mi massaggio la schiena. No, ma perché massaggiare la schiena o i glutei è tollerato e se uno ti tocca il cazzo invece no? Cioè, cosa cambia tra la schiena e il cazzo? Cosa ti ride da dove? No, perché ha scritto sul gruppo colui che ha chiesto. Sto pensando anch'io al... Vabbè, in effetti. Ci sta? Mi massaggio la schiena? Anzi, brutta. Ma ti piace il mio outfit, Martina? Sì. Te? Mi piacciono le scarpe diverse. Le scarpe diverse? Ho notato subito. Sì. Sì, lo faccio sempre, esco sempre così io. Ok. Ho sempre scarpe diverse, sono molto particolare io. Sono un ragazzo. Lui era il ragazzo sottomesso, sono uno misterioso, un po' strano. Sottomesso. No, sensibile, cioè, no? Sì, sottomesso. Cioè, lui piange ogni cosa, tipo. Le ragazze le tratta come se fossero delle principesse. Beh, è normale. Wow, è bravo. No, sì. ma io sono un bad boy. E tu sei anche tuo ragazzo. Sono un bad boy, sì. No, ma adesso quando entrambi eravamo single, praticamente. Fatto, no, quando era bello perché nelle situazioni, okay, magari discoteche e tutto quanto, non potevamo entrare in competizione. Anche se a volte ci è capitato, ma solo una cosa mentale. Ma perché sì, in realtà lui era è totalmente diverso da me a livello di approccio, a livello di come una ragazza lo vede. Cioè, nel senso che io sono sempre stato uno molto disponibile. Lui invece è stato quello che ha sempre avuto l'allone di mistero attorno a sé. Quello che tu diresti è questo qua è uno stronzo, questo chi cazzo vuole, chi pensa, chi si crede di essere. Sì. Però poi la ragazza dice: ma sai che questo non lo riesco a decifrare. E quindi alla fine andavano quella roba tra sempre. Ma prima posso chiederti qual era la Lupo Alberto che avevi qui? Non vorrei che magari sono discorso qualche tuo altro. La viola, forse. Quella per terra. Di per terra. Quale? Di per terra. Come di per terra? Questa qua era. Ah, l'hai mangiata poi? Sì, però questa è la carta. Comunque, però. Sta più del mio tappeto che del mio resto. No, ma ti dicevo, tu preferisci il ragazzo quello proprio bravo o Paul bad boy? Mi piacciono più cattivi ragazzi. Va bene, dai, ti ammazzo. Scherzo, no, perché diciamo uno deve, più che altro deve avere carattere, no, dai. Certo. Non troppo bravo, non troppo. Certo. Ma tu da scegliere con chi faresti sesso tra noi cinque, chi sceglieresti? Quattro, scusami. Con lui. Alessandro? Due sei. Con donna? Sì. 20. Prossimo anno sono a posto. Te lo faresti volentieri? Non lo conosco ancora, bene. È l'unico con cui non ho parlato. Di qualcosa, Ale? Vieni qua. No, sai, vieni qua. Faccio un attimo io con l'energia, dai. Ma così lo mettete in imbarazzo? Dai, imbarazzato. Così lo state mettendo in imbarazzo, non vale. Aspetta. Cosa fa? Non vuole andare scalzo, no? Io ho messo le scarpe diverse pure lui. È il metodo. Eccoci. Ciao Martina. Ciao. Sono molto emozionato. Quanti anni hai? 21. 21? Sì. Più piccolo di me. No, 22 anche lui. No, 22. Sì, 22 tra poco. Ma è un plus o è una cosa negativa? Ho scopato solo uno più piccolo di me. Ah, veramente? E me l'ha scopato molto bene. Ma perché secondo me i ragazzi, vabbè, ora così 2 anni non è tanto. Quello che ho scopato io avevo 19 anni. E a quell'età sei molto arrapato comunque. Dunque, voglio sapersi. Vabbè, se potete fare sesso, lui stasera è libero. Vabbè, vediamo ora come va la storia un po'. Sì. Beh, stasera sei libero, no? Sì. Oggi è ora la prima volta che ci conosciamo. Sì, esatto. Non sarà una ragazza da primo appuntamento, cioè. Esatto, è un pochino... C'è da conquistare? E poi qua a casa tua, nel senso... No, ma lui ha il ponte, quello sotto Giambellino. Sì. Questa è casa sua, ma in realtà tutto il palazzo è mio. Io ecco. questo appartamento. Beh, ti piacciono più le bionde o le more? L'amore. Te? Te mazzo. A te basta che respiri. A te basta che respiri, sì. Chiaro, perfetto. Io in ogni tipo trovo qualcosa che mi eccita, quindi... Te? Sì, non ho mai detto quella è una brutta, perché... Cioè, in qualsiasi riesco a trovare qualcosa che mi fa...
a rappare. Cioè tu scopresti letteralmente qualunque ragazza? Qualunque ragazza. Qualunque cosa, come ha detto lui. Aiuto. Tutte? Sì, cioè nessuna direi di no. Avresti delle preferenze, ovviamente. Vabbè, quello è umano. Questo umano, certo. Però in ognuna, cioè, non ci sarebbe una che, con cui non riesco a scopare. Con Giorgio, cioè. Meloni? Beh, cazzo, quella anche figa. Con non so, un esempio di donna non particolarmente oggettivamente, ma con chiunque un po' brutto. È brutto da dire, sì, infatti, far vedere una foto di nascosto, magari non è qualche personaggio tuo che di solito tiri fuori. No, ma con chiunque, con proprio chiunque, ma anche non lavorativamente parlando, proprio. Certo, vita normale, sì. Ah, attenzione, domandone, vieni qua Jody. Dai Jody, cambia tanto. Vabbè. È stato molto bello, grazie. No, ma adesso, grazie, adesso sembra, no, sembra che sia una roba strana. No, adesso ti farò una domanda un po' scomoda, Max. Io devo farla? No, io ti faccio una domanda un po' scomoda. Faresti sesso con una donna trans totalmente operata? Questa è una bella domanda. Dovrei trovarmi nella situazione, però a priori non dico di no. Poi sai, quello che conta per me nella donna, che deve avere un minimo, è la femminilità, che quello mi piace, ok? Però da qua a dirti totalmente no, totalmente sì, non saprei dirtelo, sincero. Dovrei trovarmi lì. Ok. Ci sono comunque delle donne trans non totalmente operate, quindi con ancora gli attributi, che hanno tantissima femminilità. Figo, ci sono delle trans che sono più fighe delle fighe, sì, magari sì. Ti accorgi dopo che sono dei... Sì, sì. Perché magari te lo dico loro. E tu hai avuto esperienze? Al momento no, però non è che precludo la cosa. No, ok. Tu Martina cosa pensi? Voi? Voi no, avete mai avuto esperienze? E precludete... Come te sono uguale, cioè mi devi trovare una situazione. Sì, esatto. Io anche non ho mai fatto niente. Mai fatto niente con... No, mi avevano proposto... un film con un trans, ecco, però che aveva un cazzo enorme, ma era bellissimo, aveva un cazzo, però come Rocco Siffredi, era tipo un connubio, però non mi sentivo, ma non perché ho niente contro, anch'io non precludo la cosa, però non mi sentivo pronta, non... Sai cosa, un po' di volte mi sono masturbato su dei video di trans che scopano delle ragazze, quello non so perché mi eccita vedere una trans. Vabbè, in realtà, come dice Anna Montana, is the best of both worlds, cioè nel senso è il meglio di tutti e due mondi, nel senso che comunque se ci pensi, quando ci capita di avere un, cioè di autogratificarci davanti a un video porno dove c'è anche l'elemento maschile, che in realtà noi non siamo attratti a quell'elemento, però abbiamo bisogno della penetrazione, quindi anche della presenza di quello. Se però quella cosa là è su una corpa di una su un corpo di una bella donna. Ma infatti io penso che a livello di porno proprio il video trans più donna sia quello che fa incassare di più in assoluto. Che non è un po', è più raro del video. Perché secondo me tutti si sono segati su qualche video di trans, o hanno visto foto o hanno fatto dei pensieri, però magari nessuno lo dice perché non è moralmente accettato. Perché se qualcuno lo dice passa per, non so, omosessuale, viene visto male, bravo. Sì. Però secondo me tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo visto un video di una trans e ci è partito qualche fantasia. Cioè a me è successo, ho visto un video di una trans che figa, era più femminile di una figa, cioè vestita, magari dici, chiunque direbbe che figa, ma a parte il fatto che chi è che non ha mai fatto la roba di mandare sul gruppo WhatsApp la foto di una figa e poi dice, qua ti piace questa? Ah sì, certo. Che figa, poi... la scoperi subito e gli mandi la foto che al cazzo. Sì, sì. Quindi capito. E è un preconcetto. È un preconcetto, perché se non avesse il cazzo l'avessi Simone. Scopata. Cazzo. Questo è il mio logo, Martina. Wow. Ti piace? Sai cos'è? Due occhi e un naso da pagliaccio. Quindi? Tu... Un pagliaccio. Ok. Sto per sapere questa cosa qua. Ma Martina, dimmi. No, io stavo facendo la prima domanda e poi non ho capito.
Ma cioè, anzi no, te faccio un'altra. Ma ti è mai capitato che mentre facessi un porno uno scoppiasse il cazzo davanti ai tuoi occhi? Mi era successo, sì, durante questa gangbang. Sì, che ha iniziato a sanguinare. Eh sì, questo ragazzo gli è scoppiato il cazzo. Però non è stata... Aspetta, l'ha detto a caso, ma è... Non è stata succede. Colpa mia. Bensì questo ragazzo aveva preso qualcosa per tenere l'erezione. Sicuramente gli è pompato troppo il sangue. È scoppiato il cazzo. Ma tu di strascena? Io in realtà lui mi stava penetrando da dietro. A un certo punto vedo tutti così intorno a me e io... Ma che succede? Ma perché avete sta faccia? Mi giro, c'era una pozza di sangue. Per come lui era uscito, c'era tantissimo sangue. Però io ero tranquilla perché sapevo che non era mio, perché ovviamente avrei sentito. E poi lui è andato via con l'ambulanza, poverino. Ma l'hai risentito poi? No, ma insomma, avevo conosciuto lì per questa famosa gangbang. Era in quella situazione? Sì, era in quella situazione. Ma non so niente. Ma te mi hai preso qualche pasticca o qualcosa? No? Vabbè, io ho provato a prendere. Camagra. Chalice. Guarda, ho provato a prendere il Viagra per quando ero andato a lavorare in Russia. Si facevano dei turni che non erano meramente sostenibili. Comunque, anche se prendevano un po' di Viagra, anche questo sempre avuto paura delle medicine. Sì, è vero, anche a me fa un botto paura. E comunque ero sempre svantaggiato perché nel porno a livello professionistico dove ero, sono tutti siringati, no? Prendono sta medicina, si chiama Covers, che tu ti fai questa iniezione alla base del pene, diciamo, e meccanicamente ti indurisce il cazzo. Quindi la differenza tra Viagra e Cavese è meccanico, quindi io mi faccio l'iniezione, bam, cazzo duro. Viagra non è meccanico, Viagra devi essere eccitato. Cioè, se io sono a letto con te e prendo il Cavese, ti posso scopare, anche se prendo il Viagra no. Se io prendo il Viagra, quindi devo andare con le mie emozioni, tra virgolette, non riuscirei mai, capito? Posso prendermi anche 70 Viagra, perché mi verrebbe qualche effetto collaterale incredibile. Però quindi comunque è sempre stato svantaggiato nel mondo del porno mainstream, perché diciamo ero un normale contro tutti i dopati. Poi diciamo anche i cazzi con cui competitor con cui lavoravo erano notevolmente più grandi del mio. Chiaro. Quindi era anche un po' chiaro. Ma su Twitch si possono fare vedere oggetti sessuali? Dennis, perché volevo fare un gioco con Martina, che gli davo degli oggetti sessuali e occhi chiusi da indovinare quali fossero. Ok, Dennis. Ma chi è Dennis? Dennis è il mio manager. Dosio. Ok. No, è un ragazzo che lavora con lui. Un ragazzo che lavora con me, sì. Rispondono tutti tranne che Dennis. Tutti sì, ovvio. Ma fare le robe come gli umani, no. Ma siamo qua con una pornoattrice, Dennis, è contestualizzato, cioè. Poverino. Mamma mia, scusa Martina. E tu questi oggetti perché ce li hai? Per mettermeli tutti su per il culo. Massaggio prostatico. Non penso che li hai comprati oggi per l'occasione. Cioè, no, non li ho comprati oggi per l'occasione. Aspetta, Dennis, davvero, scrivi sì o no? No, ho cambiato idea perché effettivamente mi sono ricordato adesso che non li ho lavati. Non si può fare. Li laviamo al volo. Chi li lava? Li lavi tu? No. Cioè, vuoi andare a lavarli? No. Cioè, non sono quelli con le forme falliche. Gli altri sono. No. Tutto. No, anche quello. Tutto è stato usato. No, tutto, fidati. Quello che ha fatto c'è sperma su qualunque. Quello che mi ha fatto vedere ieri. Sì. Vabbè, ma quello dai. Sì, tutto. Spermato. Ma senti Martina, qual è il tuo sex toy preferito? Non mi piacciono tante sex no. toy. Non sono. Preferisco le mani. Anche se devo masturbarmi io. Preferisco i vecchi metodi. Preferisci preliminare o sesso completo? Sesso. Tu Max? Preliminare o sesso completo? Preliminari mi annoiano. Non c'è niente di meglio per me di un bel pompino e dormire dopo. Ah, addirittura? Ma no, ma che palle, come? Beh, il pompino secondo me per l'uomo è la cosa più bella che esista. Io ho una domanda per Martina. Pardon. Preferisci dare o ricevere? Preferisci dare o ricevere? Beh, allora se mi chiedi sono egoista, voglio ricevere, sì, cioè, voglio... Ti è mai capitato di venire? E poi se no, io sono molto sottomessa, dunque mi piace che...
Ma preferisci la no, pratica? Mi lascio guidare. Ma preferisci la pratica della penetrazione o del cunilingus? Penetrazione. Anale o vaginale? Anale. Anche con più peni insieme? Ho provato. Con dentro un trattore? Chiedo sempre, non so. Perché no? Dennis ha detto è contestualizzato in teoria, ma non so se rischierei. Al massimo facciamo uscire un altro freestyle. Bella, bella. Ma che bella, bella, grande Dennis. Ma tu perché non fate qualche record? Tu, Max, devi fare qualche record. Aspetta. A livello pornografico. Ma non ho le caratteristiche per fare i record. Vabbè, ma basterebbe. Io ho visto un altro porno tipo del pompino con due ragazze più lungo di sempre, che dura tipo 3 ore. Ah, dopo palle. 10 minuti bellissimo, eh? Ma Max, quante ragazze al massimo insieme tu? E al massimo insieme, secondo me il record che ho fatto è stato tipo sulle 100, però era no, tutte nella stessa stanza, sì, nello stesso momento. Però era una che posto era dove tenerli tutti insieme? Ma era un'orgia scambista, quello che non c'entrava col mio lavoro. Ah, cioè sei andato in un... Tra l'altro anni fa, quando facevo il cubista, lo spogliarellista, animavo una festa scambista. E la festa scambista terminava con, appunto, ovviamente, un'orgia enorme in un palazzo storico di Venezia. C'era un salone dove avevamo messo tipo 50 materassi tutti vicini, con delle coperture di tela, per quelle di plastica, no? Perché sennò certo. Tu metti il materasso con le lenzuola, 50 persone, ciclo con 150 persone, dopo un po' diventa una roba tipo una latrina. Cioè, e tutti scopavano tutti? E tutti scopavano tutti, sì, certo. Era un harem, era assurdo. Ma tutti col preservativo senza? No, col preservativo. Certo, ma poi per fare conto che era una festa scambista, si attuano nel senso che vanno le coppie, e quindi poi diciamo, c'è anche un po' di attenzione di ogni partner verso il suo o la sua compagna, quindi diciamo sì, c'è, tutti usano il preservativo. Dai, certo. Ma a me mi hanno raccontato di questi club che esistono, club di scambisti, che sono dei posti bellissimi dove tu paghi l'ingresso, non so, 50 o qualcosa, un po' di euro. Cioè, guarda, che a Milano ce ne sono alcuni veramente giusto? Enormi. A me non piace lo scambismo, come ti ho detto prima, che la mia ragazza deve essere solo mia, ok? No, certo. Però a uno che gli piace quella fantasia... Ma uno non può andare da solo. Puoi anche andare da solo. Però paghi di più. Andare da solo costa molto di più. Ma perché? Perché il business di questi locali non è tanto la coppia che è fondamentale, ma sono i singoli. Certo. Perché è chi in cerca di scopare... Lì dentro può trovarlo, però lo trova in maniera più velata che andare certo. con un escort, ok? Certo, perché certo. lì sono ragazze, in alcuni club anche le pagano, okay? Ok? Perché se no tu singolo paghi, la media è 150 euro per un singolo entrare certo, in un club. Certo. Se tu entri e non trombi, una volta ok, due volte cambi club. Ma scusa, okay? Ma questi club, non perché sono interessato, però perché... Cioè tu entri e ci sono tutte le donne nude e puoi andare a mettere il cazzo. No, è proprio come io da quello che so. C'è un club enorme, non faccio pubblicità perché certo. non sono stato pagato, quindi non dirò il nome. C'è un club veramente enorme, molto figo, che ha addirittura quasi 1000 posti a sedere per il ristorante. Ha tipo non so quanti metri quadrati di vasche idromassaggio, ha una discoteca interna e poi ha un labirinto diciamo, dove c'è la Glory Hall, la stanza sadomaso, la stanza con la tendina, la stanza Gloria, quella dove metti il cazzo, quella dove uno può entrare, dove tu puoi entrare dentro, la gente ti mette il cazzo nel buco e tu lo succhi. Non tu. No, ok. No, tu puoi proprio andare a mettere il cazzo nel buco. Sì, sì, ma però non è che dentro la gente è nuda, dentro la gente entra come andare in discoteca, come siamo vestiti noi. Cioè, tipo come se devi andare in bagno, al posto di andare in bagno, metti il pisello sì, per me. Poi insomma, tu vai e c'è chi gli piace fare quella roba lì, ma in questi club nulla è obbligatorio, nulla è scontato. Okay. Ma è legale quindi, soprattutto? Certo, allora, poi c'è i club che pagano. È tipo un po' allora, al limite. No, finché nessuno è pagato, è tutto legal. Ah beh, sì. Okay, è come se in discoteca due cominciano a succhiarsi. Bravissimo. Perché lì comunque è un club dove devi tesserarti e dove ovviamente sai, cioè non è che entri lì a caso, ok? Cioè tu firmi un contratto dove sai che succedono queste cose. Tu sei... No. Tutti i tesseri... Però è liberatorio. È scritto club scambio coppie. Ok. Vedi, cioè se vai, cioè non è che entri per caso, okay. Capito? Anche perché ti dicono dove stai andando. Quindi non è che sei convinto di iscriverti a una spa e poi no. Ti ritrovi cento che succhiato. Però diciamo consiglio a tutti una volta di andare a fare un giro anche così per... E poi c'è Cap d'Agde, so se conoscete, no. Che è una città in Francia,
in Costa Azzurra, che ad agosto conta 300.000 persone, è una città naturista, quindi tu in quella città lì sia puoi scopare dove vuoi, ok, sei obbligato a girare nudo perché ci sono i poliziotti che se hai il costume ti fischiano, vai al ristorante nudo, vai i poliziotti sono nudi? Poliziotti no, anche perché se no come, sennò come fai a sapere che è un poliziotto? Ah beh, certo. Wow. Metti solo il cappello, la sirena in testa. No, però questo è un posto che una volta nella vita ci sono andato, tra l'altro anni fa con Di Pre, ecco. E però Di Pre mi odia adesso, sai. Ho visto qualcosa, però secondo me una volta nella vita, anche come diciamo visita turistica, ci sta. No, ma poi c'è il io sapevo perché uno che conoscevo mi ha raccontato un po' di questi club, che ci sono anche delle cose, tipo delle regole non scritte, tipo che se c'è una coppia che sta facendo sesso in una stanza, uno può entrare, tipo mettere la mano sulla donna, e se il marito o il compagno non te la toglie, vuol dire che puoi joinare. Vabbè, ma questo anche in discoteca, figa, cioè, se tu metti la mano addosso a una donna e qua te la toglie, no, non ci sta. Aspetta, ma intendo che se però là hai, per cazzi in bocca. No, ma là hai una coppia che sta facendo sesso. Ma c'è delle altre regole. Ovvero ogni porta ha delle regole, di solito c'è una cordicina, c'è quelle corde che trovi anche nei privé in discoteca, no? Che sì, stanno da un palo all'altro, ogni stanza ha una cordicina, qui se la cordicina è giù vuol dire che la coppia vuole che la gente si inserisca, okay. Poi è ovvio quando tu arrivi però lì, se ti arriva uno lercio che non no, ti certo, piace, tu gli dici vai via, ma cioè, puoi parlare, cioè, non è che sei in qui dici no, no. Sì. Non è che se mano la togli, no, per parlare. Se invece la cordicina è su, magari una coppia esibizionista, quindi gli piace farsi vedere che scopa, però non vuole interazioni, quindi mette la cordicina, si fa vedere scopare, però non vuole interazioni. E quelli che passano là si possono masturbare guardando. Sì, sì, c'è libertà. Non è quel volle, lo so loro. Allora, io mi ricordo questa scena incredibile. Porto un mio amico in questo scambio coppia, no? E vedo questa scena incredibile, che c'era questa stanza, era questo scambio coppia dove c'era una parte dove potevi entrare solo tra coppie, cioè proprio all'ingresso, se tu eri singolo potevi accedere solo a uno spazio, se invece eri accoppiato con una ragazza potevi accedere anche in un posto solo per le coppie, no? Ah, ecco, ok. Per chi non voleva i singoli. Però questa stanza dove si erano messi questi che volevano fare tra coppie era guardabile e basta da fuori, però con un buco, ok? Cosa succede? Un buco grosso quanto? Che potevi mettere il cazzo, ok? Ma questo buco cioè, era un buco che separava loro dagli altri? Sì, c'era la parete, okay, con dei vari buchi sia per mettere la testa, e uno era più in basso per se uno voleva il mettere il cazzo, sempre ovviamente se gli altri ci stavano, ok? Questi non ci stavano, ma cosa ha fatto questo che era un vero bomber? Si è messo lì a guardare dentro. Io ho visto la scena perché ero a fianco col mio amico. Si è messo lì a guardare dentro, quando doveva sborrare, ha messo il cazzo dentro, ha sborrato la sola tipa. Solo che non hanno fatto in tempo a dire no. Il compagno è impazzito, è iniziato a correre in giro, cioè questo ha sborrato addosso, è scappato, proprio è andato via, è andato a casa. E il tipo nudo, che tra l'altro faceva un po' ridere perché era basso e peloso, correva col cazzo di fuori in giro e diceva dov'è che lo ammazzo. Qui in realtà possono succedere questi disguidi qua in questi club, quindi tu devi guardare, uno ti sborra addosso. Però cioè, se tu vai in un posto così secondo me non puoi neanche incazzare, sì, certo. Cioè, lo metti in conto che uno ti può toccare il culo anche se non vuoi, cioè non ci sta, però devi mettere in conto, capito? Come fai a sapere se c'è un uomo o una donna dall'altra parte del buco? Figa, lo vedi? Ah, perché hai anche il buco per la testa? In questo caso sì. Glory Hall lo vedo. Glory Hall, comunque, la parte. Allora, se a te basta una bocca, no. Se ti dicono la bocca è bocca. Okay. Sì, però se ti baffetti la barba. Allora, in tante Glory Hall. Che fa tipo così. No, ma in tante Glory Hall lì della faccia è una grata, tipo quella delle confessioni in chiesa, che vedi poco. Però vedi qualcosa, capisci chi c'è lì. Okay. Se no, fai la vecchia maniera, come faccio io, ti abbassi lì dove si mette il cazzo e vedi. Prima di mettere. E se vedi un barbuto, cosa fai? Figa. Se ti piace il barbuto, lo metti. Se dai gusto. Ma a te piace più la barba o senza, Martina? Curata. Barba, ma curata. Corta, comunque. Colta? Corta. Ah, corta. Ma si possono ancora fare i sondaggi in chat?
Sì, perché sennò giù fare. Pelo o non pelo? Nella donna. Ah, vai, vai. Vabbè, ma cosa vuoi che... No, 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 ragazzi. Secondo me... Però adesso, siccome siete già là, che sicuramente sarete belli eccitati da tutti i discorsi. Pelo sondaggio in chat. Pelo no, pelo sì su una donna. Ma vincerà il 99%. Vediamo, no, no, perché secondo me la roba del pelo nell'ultimo periodo è cresciuta molto. Soprattutto il pelo curato tipo il triangolino. Anche a me piace. Ah, vabbè, no, però che cosa intendi pelo no, pelo, pelo sì? Beh, pelo, cioè, no, no, è indifferente. Pelo, no, pelo sì vuol dire troppo generico, vuol dire sì, anche foresta. No, in generale, con la categoria pelo si racchiude qualsiasi pelo. Curato, sì, io sono sicuro, dico no. Tu hai peli? No, ce l'hai esatto. Se lei avesse avuto peli avresti detto no? No, ho detto sì. E come si fa a vedere noi il risultato? Aspetta, sanno, adesso... Cosa fare? Però non mi dispiace a me. 90%. No, pelo. Mi piace la, il triangolino. Dovrei farmi. Pelo, tanto pelo, poco pelo e non pelo. E quant'è? Quant'è per dicendo? Ora non pelo è 90%. E poco pelo? 10%. E tanto pelo? No, no, non c'è. No, c'è solo pelo e non pelo. Ah, ok. Vabbè, no. E chi sta vincendo? 90% non pelo. Non pelo, scusate. A voi invece cosa piace? Non pelo. Okay. E tu non pelo. Tu? Stai iniziando a apprezzare? Secondo me dopo un po' con l'età cambia. Anche io prima, no? Adesso magari tipo... Triangolino. Il pizzetto. Io lo chiamo il pizzetto, non so come lo chiamate voi, poi ognuno lo chiama quel cazzo. La righettina. La righettina così, è bello sborrarci sopra, secondo me. Ma tra l'altro una domanda che avevo: voi fate questo lavoro, immagino che per voi per essere nativi è fondamentale, cioè tu se hai un rapporto casino con qualcuno immagino che lo usi, sì, per forza. Sì, sì, sì. Cioè se il maschio dice non lo voglio usare devi metterlo, che non scopriamo. Per 100%. Sì, sì, sì. Ma anche per il rapporto orale? No, no, anche se in teoria dovresti. No, vabbè. No, beh, sì, in teoria dovresti, beh. Però ora dire una bugia, però, dai, diciamo, comunque, sì, diciamo che sicuramente sei molto seria per mi proteggo, però comunque sì, sì. Comunque mi controllo ogni 14 giorni, faccio le analisi. Tu Max? Usi sempre preservativo? Sì, di base sì. Di base sì, fuori tu parli fuori dal set. Sì, sì, fuori. Fuori dal set, sì. Sì, c'è mai stato qualche volta che sì, non l'hai usato? Nella vita qualche volta c'è stata, ma sono umano anch'io, figa, eh. Sì, non sì, è che sì, sono certo. Cyborg. Certo. Tu invece lo usi, è sempre usato? Sempre, sempre. È una menzogna. No, io uso sempre. No, ma siccome la soluzione si avrebbe se tutti si controllassero. Il problema sì, è che nessuno si controlla, questo è il vero problema. Hai mai fatto un tampone uretrale? Certo. No, tu? Il tamponcino su... Sì, sì, la cappella. No, io no. Male. Ho fatto altri tipi di controlli. Sono positivo a tutto tranne che al Covid, quindi sono contento. Potreste fare una live dove andate a farvi il tampone. Bello, bel content. Bello, sono un po' per la prevenzione. No, solo con il quadrandovi la faccia. Ah, okay. È doloroso? Ah, quindi non l'hai mai fatto. No, non l'ho mai fatto. No, però tu, cioè, tu ti metti la stringa, quella della tuta. Nel buchino della pipì. No, tu non lo fai? Mi hai detto che lo fai? Ah, sì, 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 ogni tanto, sì. Tipo questa qua, no? Sì, 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 delle scarpe. Scarpe. Guarda, secondo me non è doloroso, dipende chi te lo fa. È come quando dire, ma farsi prelievo del sangue è doloroso? Dipende. Io ne faccio tantissimo, dipende sempre chi te lo fa, come te lo fa. Comunque, secondo me, un tampone, uno che ha un'attività sessuale attiva, lo deve fare. Deve farlo perché, calcola che la clamidia, che è la malattia più comune tra i giovani soprattutto, è una malattia che molte volte non dà neanche, diciamo, delle cazzi, non dà sintomi, sintomatica, può essere il portatore sano della sì, 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 però a lungo andare ti crea casini pesanti e la trovi solo facendo il tampone uretrale. Chiaro. Quindi uno che ha una vita, ma poi non era, no, il papilloma quello che può creare veramente danni alla donna, giusto? Sì, ma ci sono mille cose comunque che la gente non sa anche. Comunque in ospedale, tutti gli ospedali d'Italia ti fanno le analisi gratis per le malattie sessuali. Oh. Quindi non è neanche, diciamo, un discorso che io dice, ma non ho i soldi per farla. Tutti gli ospedali hanno la sezione MST per le malattie sessualmente trasmissibili e in maniera anonima e gratuita ti fanno sia gli esami che il tampone. Quindi. Chiaro. Pensiamoci. Eh sì, no, magari la prossima volta lo faccio. Oh, porca vacca. Ma che ore sono in tutto ciò? Mezzanotte e un quarto. Porca vacca, si è fatta veramente una certa. Come no, vogliamo chiuderlo? Comunque, no, è stata veramente una bella chiacchierata. Voi vi siete divertiti? Sì. Sì, sì, quando c'è Martina mi diverto sempre. Ok.
anch'io con Max. Sì, ma non al senso, cioè, e se tu pensi no, solo al sesso, però siamo sempre in situazioni, siamo sempre in situazioni divertenti, succedono sempre cose assurdo. Sì, tu sì, ti sei divertita? Sì sì, non a 10? 10. No, mi sono fatto una chiacchierata interessante, ho mangiato 1200 caramelle. Sto prendendo altro, prego. Non posso lamentarmi, grazie. Te le puoi portare a casa se vuoi, anche la scatola. No, grazie, Maria. Ma, volevo chiedere se hai fatto stesso col cibo. Cioè, tipo, ti metteresti quelle patatine nel... No, non mi ispira come idea. Il cibo voglio mangiarlo, il sesso voglio fare sesso. Certo, non mischio le due cose al momento. Certo. Ho forse scopato mentre mangiavo. Bel cazzo. Però sto pensando, era no, no. Non ho capito. Ah, domandona, io ho una domandona per Martina per un po' chiudere. Tu in futuro vorresti essere mamma? Non è nei miei programmi, però non lo escludo. Ok. Perché no? E se tuo figlio dice che vuole fare il pornatore? Lo faccia, anche mia figlia. Sì. Sarei ipocrita a dire sì, no, non voglio. Chiaro. Ma tu sei perché... un po'... Cioè, tipo, le ragazze che fanno OnlyFans dicono che è arte. Tu cosa ne pensi? Allora, come tutte le cose dipende come lo fai. Penso che adesso OnlyFans sia un mezzo molto buono per poter fare delle cose interessanti, anche per noi attori, per poterci spostare in questa piattaforma e fare dei nostri contenuti. Essere un pochino più indipendenti. Esatto, un po' più indipendenti e poter fare anche qualcosa più tuo, no? Comunque, che non viene dettato da qualcun altro, dalla produzione, quello che fai, quello che non fai. Però come tutte le cose va usato bene. C'è anche molta gente che sicuramente lo sta usando male. Ragazzi, io sono veramente soddisfatto di questa live. Sono detto, Martina, posso chiedere se ti posso abbracciare? Vieni. Posso? Niente, non sogno. Che bello. No. Ok, grazie davvero per l'abbraccio. Grazie a te. Ti ringrazio per essere venuta qua ospite. Grazie, Max, siamo divertiti. Ti vedo che... Come stai? Guarda le fighe. Ti ringrazio, Max, per essere venuto. Vorrei abbracciare anche te, ma... No, è... Vabbè, è un segno... anti-omofobia. Anti-omofobia, sono un attimo spaventato. Quindi io ringrazio anche Jody, bene, ci siamo abbracciati tante volte, anche i nostri trisom, cazzo. Ringrazio per aver fatto questa intervista, ringrazio Fede, io e il Don per aver fatto gli operatori. Spero vi siete divertiti, spero sia stata una live di vostro gradimento, un po' di cuore viola se vi siete divertiti, se vi è piaciuta questa diretta. Vi mando un abbraccione, grazie per aver visto questa live, grazie Martina, grazie Marco, grazie Jody, Fede, io e il Don. Grazie. Ricordatevi di splendere. Ci vediamo alla prossima. Mi siedo solo sulle panche.